3.0 e questo video, benvenuti alla quinta puntata della serie 3D Design Series. Sigla! Eccoci tornati, come vi ho detto prima della sigla, benvenuti in questo quinto episodio della serie 3D Design Series. Ma cosa vedremo più nel dettaglio in questo episodio? Beh, in questo episodio vedremo per l'appunto il disegno bidimensionale dello scorso video prendere forma. Tramite alcune variazioni e anche ovviamente modifiche della struttura, riusciremo a farlo diventare una forma in 3D. Cioè cominceremo appunto ad avere già la forma della nostra scialuppa tridimensionale, in modo anche da capire più o meno se le forme che abbiamo disegnato erano giuste, se le proporzioni erano giuste, ovviamente se tutto il resto anche a livello estetico era perfetto. Ma detto questo, vi lascio al video. Ok, cominciamo dal lavoro che abbiamo lasciato interrotto la volta scorsa. Non ci resta appunto che spostare la parte, diciamo, frontale della nostra scialuppa di nuovo sulla griglia. Questo perché ci servirà per realizzare le nuove ordinate. Ho rimpicciolito leggermente la griglia della volta scorsa levando alcuni bordi perché mi serviva leggermente più piccola. E qui vado a creare già le nuove ordinate. Come vedete vado anche qui già da subito a fare dei segni ben precisi nei punti giusti, seguendo ovviamente il disegno qui in alto a destra che ho ridisegnato, diciamo, nel quaderno progetti che avete visto negli scorsi video. Tramite questo disegno io riesco a tracciare delle nuove linee che mi permetteranno di realizzare la metà delle nuove ordinate. Questo perché utilizzeremo un comando davvero bello, che sarà quello che tramite queste linee andremo a realizzare una vera e propria superficie. Infatti adesso, come vedete, l'ho selezionata per tagliare le parti in eccesso, diciamo, nella parte finale, e adesso sto leggermente regolando le varie forme. Va bene così, procediamo ovviamente con l'altra. Allo stesso modo, però stavolta ovviamente leggermente più larga, questo perché è l'ordinata successiva. Ovviamente disegno tutte sullo stesso piano perché così riesco a capire bene le giuste dimensioni e se le curve che ho disegnato nel quaderno, poi nel progetto definitivo per così dire, sono esatte per quello che servono a me. Infatti, come vedete, una volta tracciata la linea, che già di sé è più precisa, diciamo, rispetto a quelle che magari abbiamo fatto anche nelle scorse video, vado a sistemarla. Questo è perché devo avere le curve giuste, come ho anche detto prima, perché sennò rischiamo di realizzare, diciamo, una superficie irregolare. Ok, anche qui ho tagliato ovviamente l'eccesso e non mi resta che andare a realizzare l'altra. Questa è un pochettino differente rispetto alle altre due, questo perché ha un bordo leggermente più lungo con un angolo leggermente più acuto e invece che essere un po' più morbido come quelle precedenti. Queste qua sono già le ordinate complete della misura che servono a noi, sono tutte, quindi non ci resta che andare a selezionare la prima e ovviamente andare a tagliare le linee che non ci servono. Quindi ovviamente andiamo ad unire le due linee perché senza l'unione non riusciamo poi a creare una superficie uniforme, e non ci resta appunto che spostare il tutto direttamente sulla parte, diciamo sul disegno frontale della nostra scialuppa. Ovviamente ancora è sullo stesso livello, noi dobbiamo diciamo spostarla verso l'alto in modo da comunque dare anche già una tridimensionalità al nostro disegno. Ovviamente qui dobbiamo stare attenti anche alle giuste posizioni e dobbiamo posizionarle nei punti giusti in cui già abbiamo disegnato, come state vedendo sempre qui in alto a destra, nel progetto cartaceo. Ok. Ora io tramite anche la prospettiva vedo se combacia tutti i punti, ovviamente ancora no, anche perché dobbiamo inclinarla ancora dritta, quindi dobbiamo fare ancora qualche modifica, sempre con ruota. Vado a ruotare in questo caso le linee, ma potrebbero essere anche degli oggetti, funziona comunque, e vado a posizionarla nel punto giusto. Anche tramite qui la prospettiva e la parte superiore vado appunto a controllare che i punti siano corretti e nella giusta posizione. Lo stesso procedimento va fatto ovviamente per tutte le altre. Come vedete qui già ho unito le parti interessate e le vado a posizionare. Tramite la griglia, ovviamente, tramite la griglia del progetto cartaceo, riesco a posizionarle nelle giuste posizioni senza stare lì a perdere tempo appunto a trovare le posizioni corrette. Con la griglia, sia qui che nel progetto cartaceo, riesco a farlo davvero in pochissimi secondi, basta contare i quadretti e il gioco è fatto.
Infatti, come vedete, già messo allo stesso livello e già messo veramente nel punto giusto, quindi davvero in pochissimo tempo. Anche se ovviamente questo tempo che andremo a risparmiare lo andiamo a prendere e ovviamente ad utilizzare per realizzare le varie ordinate. In questo caso andrò a realizzare la ordinata frontale, la parte anteriore della nostra scialuppa, che in questo caso servirà una sola per realizzarne ben 3. Infatti tramite questa realizzerò la seconda, ovviamente partendo dal lato frontale, in questo caso sarebbe la penultima, e ovviamente l'ultima, che rispetto alle altre non saranno messe dritte, ma adesso come vedrete saranno inclinate. Ok, l'ho già posizionata nella posizione corretta, non ci resta appunto adesso che andarla a copiare. Prima di copiarla la sistemo, in questo caso ho già fatto la copia, ne faccio un'altra perché mi servirà per dare una forma un po' più sinuosa alla parte frontale, alla parte davanti, diciamo al davanti alla nostra scialuppa. E come vedete l'ho rimpicciolita perché era troppo grande per il punto dove doveva stare e mi serviva per dare una giusta curvatura. Anche se ancora non abbiamo finito perché, nonostante l'abbiamo già rimpicciolito, dobbiamo rimpicciolirla ancora. Ma adesso che è della giusta dimensione, però dobbiamo cambiare la posizione. Grazie a ruota la vado ad inclinare. La inclino perché con l'inclinazione riuscirò a dare una curvatura più sinuosa e ovviamente simmetrica con tutto il resto alla nostra scialuppa. Ora, una volta realizzate tutte le ordinate, non ci resta che andare a selezionare loft tramite il comando superficie e vado a selezionare il tutto. Selezionando le varie ordinate riesco a creare la superficie già definita della nostra scialuppa, o perlomeno la metà. Perfetto. Non ci resta che andare a correggere le curvature delle linee e ovviamente andare a correggere varie, diciamo, linee se magari non sono messe nel modo giusto o non sono corrette. In questo caso le linee sono veramente perfette, non c'è nessuna curva, diciamo, che rientra o che è troppo sporgente, quindi possiamo andare avanti. Tramite il comando copia speculare non mi resta che andare a creare la stessa forma, ovviamente copiata a specchio, e abbiamo così già una parte della nostra scialuppa. Ok, abbiamo così la nostra forma già in 3D. Come vedete ci sono voluti un po' di passaggi, alcune modifiche, abbiamo anche dovuto disegnare delle nuove ordinate per avere una forma più omogenea, ma alla fine, tramite anche ovviamente varie modifiche e un po' di perdita di tempo in quei piccoli dettagli, siamo riusciti ad avere una forma in 3D. Ma ovviamente il lavoro non è finito qui, perché adesso dobbiamo cominciare a fare le pareti, o perlomeno dare un minimo di spessore, e ovviamente andremo a fare già la farsaliglia. Quindi vi lascio al video. Ok, una volta che abbiamo la nostra superficie non ci resta che continuare. E come? Dobbiamo andare a fare i bordi, ovviamente utilizzando il comando offset superficie non ci resta che andare a creare i bordi. In questo caso li vado a creare direttamente all'interno, quindi saranno bordi interni, in modo tale anche da non dare spessore aggiuntivo alla nostra scialuppa. Quindi vado a definire, diciamo, la dimensione, saranno di 4 mm ed ecco qua i bordi. Come vedete già si vede la forma della nostra scialuppa, diciamo che siamo già a buon punto perché abbiamo una forma già ben definita rispetto anche ai video precedenti. E come vedete non solo i bordi ma anche la superficie sono ben definiti. Non ci resta adesso che andare a realizzare la falsaghiglia. Come fare? Prendiamo la parte, diciamo, di profilo della nostra scialuppa, quella che abbiamo utilizzato prima per le ordinate, e non ci resta che andare ad modificare alcuni punti in modo tale da creare degli spessori e anche delle parti interne che vanno ad incastro con il resto della forma. Quindi prendo una linea della griglia, che in questo caso già non mi serve più, e la vado ad utilizzare per dare spessore. Più o meno siamo già anche qui sulle 3 mm, 4 mm. Poi tramite il comando curve o possibilmente anche polilinea, o si può utilizzare anche il comando arco, vado a realizzare la parte davanti della nostra scialuppa. Poi la parte posteriore, che non è stata unita, la vado a calare nella linea che dobbiamo utilizzare, e qui tramite anche il comando tronca non mi resta che tagliare le varie linee in eccesso. Già da questo procedimento possiamo già capire se le forme sono esatte o se comunque dobbiamo dare delle modifiche. In questo caso le forme che ho realizzato io erano già giuste, nelle giuste proporzioni, quindi non mi resta che andare ovviamente a tagliare le parti in eccesso, ma ovviamente poi dopo le andremo ad unire.
Abbiamo già così la parte visibile della falsachiglia, quindi dobbiamo andare a modificare la parte interna. In che modo? In questo caso le linee erano troppo ravvicinate, non andava bene, quindi prendo le linee già esistenti e le allontano, anche comunque facendole ad occhio, non per forza con le misure, e le allontano leggermente verso l'alto. Se c'è di bisogno le dobbiamo rimpicciolire, ma in questo caso è perfetto. Chiudo la falsachiglia con una linea, che in questo caso sono andato a prendere direttamente dalla griglia, e ovviamente non solo dietro, ma la vado a chiudere anche davanti. Qui una linea la creo io, piccolissima, che incrocia le due parti interessate. Non mi resta che tagliare col comando taglia, le seleziono e vado a tagliare le parti in eccesso. Faccio la stessa cosa anche dietro. Perfetto. Però non vado a seguire quella sagoma, vado a creare questa specie di piccolo rettangolino ad angolo retto che mi va ad incastrare perfettamente nella scialuppa. Abbiamo così già la falsachiglia, diciamo, pronta per essere unita. Seleziono i pezzi col comando unisci e unisco le parti interessate. Non ci resta che selezionarlo e ovviamente passiamo già anche alle altre parti, diciamo, visive, e non mi resta che selezionarlo e farlo con estrudi curva, lineare, solido, e do uno spessore di 3 mm. Ovviamente ancora il pezzo non è allineato, quindi una volta chiuso il tutto e visto se c'è qualche difetto, in questo caso non ce n'è, non mi resta che andarlo a spostare e allinearlo con il resto della scialuppa. Perfetto. Ok, vado a spostarlo. Come vedete, gli spessori in più che gli ho dato combaciano perfettamente con lo scafo e non fuoriescono dall'altra parte, quindi è tutto corretto. Ora, tramite anche le altre visioni del programma, non ci resta che andare a posizionarlo al centro preciso. Ovviamente utilizzando anche le linee che possiamo vedere, possiamo andare a centrarlo il meglio possibile, anche se il programma già in sé ce li fa allineare automaticamente una volta posizionati giusti. Non ci resta che andare a creare il tappo posteriore. Come fare? Semplicissimo, prendiamo l'ordinata posteriore, la più piccola, e la andiamo a copiare con copia speculare. Tramite questo comando creiamo un'altra metà identica, non ci resta adesso che girarla per andare ovviamente a creare una linea che ci permetterà di unirla. Una volta unita, selezioniamo il comando offset curva lineare, solido, e andiamo a fare, diciamo, il coperchio, la parte, il fondo della nostra scialuppa. Una volta creato, ovviamente con uno spessore di circa 3 mm, andiamo ad allineare anche questo pezzo, diciamo, alla scialuppa. Ok. Qui l'allineamento è leggermente più complicato perché la parte finale della scialuppa non è dritta, è leggermente obliquo, quindi dobbiamo andarla a spostare e fare ovviamente vari movimenti per farla combaciare perfettamente. Anche se comunque poi col comando ruota è semplicissimo, basta anche ad occhio creare l'inclinazione e abbiamo già un'inclinazione perfetta. Perfetto. Andiamo a appoggiare. Ok. Vedete, sto spostando pian piano i vari diciamo il fondo della scialuppa. Questo perché devo cercare di metterla il più precisa possibile. Abbiamo così ovviamente messo il fondo e come vedete combacia perfettamente con tutto il resto. E questa qua è la scialuppa temporaneamente completata. E quindi il video finisce qua. Come avete visto, i procedimenti che abbiamo fatto in alcune parti, sì, stavolta sono leggermente complicati, ma più che altro perché dobbiamo andare a perderci leggermente più tempo e andare e a stare anche un po' più attenti in quei dettagli che magari appunto ci permetteranno di avere una forma un po' più omogenea del tutto. Ma come vedete, una volta fatti tutti i passaggi, messi in una posizione corretta e con le giuste misure, le varie ordinate, anche ovviamente quella falsachiglia, siamo riusciti ad arrivare già a una forma, diciamo, di una vera e propria scialuppa. Ovviamente non è ancora finita, mancano non solo le parti decorative, ma ovviamente anche le parti funzionali del nostro modello, anche perché ricordiamolo che deve comunque somigliare a una vera scialuppa, come nella realtà. Per dire, prendiamo come spunto magari una scialuppa dell'Americo Vespucci, in quel caso io sono andato a fare una cabina esterna come quella appunto vera, in modo da dare anche un po' un senso estetico un po' più reale. Ma ovviamente non è questo il caso, ma questo appunto lo vedremo solo nei prossimi episodi, quando arriverà finalmente il momento, non solo di completarla, ma anche di cominciare la parte decorativa, che molto spesso è anche la parte che a me piace di più.
Quindi io spero che il video vi sia piaciuto. Nei commenti, sempre con l'informazione, e in descrizione trovate anche la maggior parte dei passaggi che abbiamo realizzato in questo video e che abbiamo fatto in questo video. Quindi iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, lasciate un mi piace, attivate la campanella notifica per ricevere tutte le notifiche di tutti i video che escono tutti i mercoledì alle 11 e a volte anche il sabato alle 2 quando finisco il progetto. E quindi, ciao!